Buongiorno cari amici di Tempi, vorrei essere con voi, portare la mia testimonianza, parlare di questa meravigliosa piccola nazione che era l'Arsac e che oggi è scomparsa. Ti hanno traditi tutti tranne Dio, sì è vero perché ci sono nella realtà di quello che accade adesso a questa piccola frazione del popolo armeno. Ci sono lezioni che non dovremmo davvero dimenticare. La lezione di che cosa è un genocidio, di come non solo è la distruzione fisica delle persone, ma è lo sradicamento dal territorio dove hanno vissuto per millenni. È la cancellazione della loro cultura, delle testimonianze della loro realtà, della vita. Le tracce della vita che là hanno vissuto loro, i loro genitori, i loro antenati. Ci sono state persone che fuggendo dalla Sachs, voi sapete naturalmente che su 120.000 abitanti circa ne sono fuggiti concretamente 105, 106, e chi non è fuggito è perché sarebbe stato fermato alla frontiera. Infatti li hanno arrestati, li vogliono giudicare come criminali di guerra solo perché hanno fatto parte del governo democratico di quella piccola nazione. Ebbene, è un esempio, l'Arsac, di quello che significa proprio la distruzione genocidaria, la vita delle persone, la vita la realtà della terra dove hanno vissuto. Non si esaurisce con lo sterminio fisico, anche se quello naturalmente è successo anche adesso, anche a loro, ma diventa cancellazione, cancellazione della cultura, cancellazione delle tracce che un popolo ha lasciato quando per millenni è vissuto e abitato in un territorio. Alcuni armeni scappando non hanno portato via magari parte di non via quasi niente, quello che potevano trasportare nella fuga precipitosa, ma sono andati a portarsi via le ossa degli antenati, perché sanno che oltre a distruggere tutto ciò che è la traccia della grande civiltà cristiana dell'Armena, dell'Arsac, gli armeni, gli azeri, scusate, hanno distrutto anche nei territori di cui si sono impadroniti, anche i cimiteri, le croci, le famose croci armene, le lapidi, tutto ciò che testimoniava la presenza armena in quei luoghi. L'altro territorio dato da Stalin come regione autonoma all'Azerbaigian, il Nakhichevan, su cui uscirà fra poco un grande libro proprio su questo argomento, è stato privato perfino di tutti i cimiteri, di tutte le chiese, delle fondamenta delle chiese, ma soprattutto non solo delle lapidi, non solo delle croci, ma perfino delle ossa dei morti che sono state frantumate. Questo è ciò che gli armeni sanno che succederà a tutto ciò che è rimasto in Arsac. Hanno perduto tutto. E le testimonianze che ascolterete sono la prova di cui stiamo parlando. Io spero soltanto che noi non lo dimentichiamo, questo piccolo popolo, che lo aiutiamo a diventare parte dell'Armenia e che soprattutto l'Armenia non sia attaccata anch'essa nelle prossime settimane. Per quello che purtroppo si annuncia essere il progetto di conquista dell'Azerbaigian.